Sicuramente il problema delle devianze giovanili è una delle tematiche di massima attenzione insieme ad altre e su cui il comando sta già esprimendo un impegno notevole e certamente non mancherà nel manifestare la propria vicinanza ai cittadini per garantire la massima sicurezza, cercando di compiere un'azione quanto più oculata e diretta verso lo specifico problema. Ci sono a riguardo anche altre tematiche che sicuramente meritano essere attenzionate e su cui non mancheremo, come sappiamo c'è il fenomeno dei furti in appartamento, altra questione abbastanza delicata su cui vogliamo concentrarci, le truffe in danno degli anziani e non ultimo gli incidenti stradali nel fine settimana dove tanti giovani sono coinvolti, tristemente coinvolti, per cui la nostra attenzione non può che essere diffusa e non unicamente diretta verso un unico problema, ma attenzionare e affrontare le questioni da più parti con il concorso della collettività e della comunità, per cui sarà anche un'azione non solo repressiva nel senso che ci siamo detti prima, ma sicuramente anche educativa e costruttiva per cercare di prevenire e per cui incontrare la collettività attraverso le scuole o attraverso le associazioni del territorio per cercare di essere quanto più prossimi e vicini e allo stesso tempo prevenire anziché dover curare. È qui da pochi giorni, ma che città ha visto? Indubbiamente la città è bellissima, affascinante e cercheremo di fare di tutto per cercare di dare la massima percezione della sicurezza ai cittadini.